Quest'oggi abbiamo la prima uscita del gonfalone comunale che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di una ricerca condotta dall'Istituto Araldico presso la Presidenza del Consiglio. Una ricerca che ha portato al rinvenimento di un antico timbro risalente alla seconda metà del Settecento, attraverso il quale si è chiarito in maniera definitiva che la parte sottostante, lo scudo, rappresenta il mare, come molti ritenevano, mentre nel gonfalone precedente era diventato un prato. Poi ci sono i tre colli italiani con l'uccello che dovrebbe essere appunto, anzi senz'altro è una quaglia, è la stella cometa. Si intrecciano un ramo di alloro e di quercia, alloro sta a rappresentare la realtà, la sapienza, la quercia sta a rappresentare la fortezza. La stella rivolta in alto sta a rappresentare, diciamo, l'ascesa del comune. Per la prima volta, per la verità, Cariati ha un gonfalone con tutti i crismi di legge. È approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità a seguito appunto di questa ricerca storica e poi, come dicevo prima, superiormente approvato dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci sembrava doveroso che la prima uscita, tra virgolette, del gonfalone coincidesse con la festa patronale, con la festa di San Leonardo, che non a caso è detto sindaco di Cariati, non perché si festeggia il sindaco di Cariati, ma semplicemente perché rappresenta l'intera comunità, quindi è la comunità che festeggia, giustamente festeggia se stessa. In cattedrale ci sarà la benedizione del gonfalone. Probabilmente da qui a breve organizzeremo anche un convegno attraverso il quale lo studioso che ha condotto le ricerche storiche presso l'archivio di Stato di Napoli presenterà il gonfalone stesso e ne spiegherà, diciamo, tutti i significati, certamente in maniera più attendibile di quanto non possa fare. Colgo l'occasione per ringraziare il comandante della Polizia Municipale che direttamente si è interessato del procedimento amministrativo e lo ha portato avanti, evidentemente con la solita attenzione e con la solita efficacia.